Ciao ragazzi, Felice Ragazzo, Fidel Me. Come state? Sigla. Bene. Se no ce la dimentichiamo. Io il problema è che sono lunghe queste cose dei dischi, quindi anche se non la metti, chi se ne frega, l'abbiamo messa. Oh. Ragazzi, siamo arrivati a fare Ernia, quindi tanto lo facciamo in due botte. Oh, non abbiamo detto Arcomio, abbiamo detto Ernia. Eh sì, ma c'è 12 pezzi, oh. Sì, c'hai ragione. Dai, facciamolo in due botte allora. Allora, questa domenica i primi 6, la prossima domenica gli altri 6. Oh, 6 e 6, questo è un messaggio subliminare. Sì, 6 e 6, 68, credo. Quanto fa 12, 18? 15, ho fame. Allora, cominciamo subito con Kikuki King QT. L'ultimo disco. Ti sembra il nome di un panino. Ricordiamo l'ultimo disco come l'avevamo recensito. Ti eri incazzato tantissimo. Come uccidere un usignolo, perché? Ti eri incazzato tantissimo perché hai dato del figlio di papà. E quando diciamo che Ernia ha i cadaveri delle minorenni appesi a testa in giù nell'armadio, morte le servizie ne spara il corpo ormai pieno di vermi, e lui non ci denuncia, forse perché lui capisce l'esagerazione comica mentre altri no, o forse non la capisce, rimane con quello sguardo, o forse è tutto vero e dice è vero, come l'avranno saputo, dice lasciamoli parlare così nessuno si insospettisce. Uso la strategia del silenzio, non rispondo. King Kuti, vai. Sì, ma non vedi un panino? Io sono a dieta, raga, è difficilissimo non mangiare un King Kuti con le patate. Allora, la produzione già che parte così è una bomba. Di te diranno è morto King Kuti. Ehi. Bella vecchia scuola. Bomba! Le domandine sulla droga, però non sulle cose vere. Bella, sono King Kuti. Io roba due, lui ci aveva un paio d'euro con sé. La pianta dei soldi cresce se l'hanno a figo sudore. Soltanto uno strozzetto che si insegnano a fare le... Lo stile di scrittura così a me non è mai venuto. E non perché non conosco parole, sì, o vocabolario, ma perché sono un rapper fallito e adesso parlo, okay, male degli altri. Perché parte con una roba conscious di lui che gli è morto l'amico per strada e poi passa a parlare del rap, riprendendo però che lui faceva il rap con quell'amico che è morto. Okay. Riesce molto a spaziare da una cosa all'altra quando in realtà poi è la stessa cosa. Sì, cioè non lo so, è un modo di scrittura molto fico. E tu nella scrittura, io ho notato il flow, il cambiamento di flow che mi ha ricordato tanto tanto gli anni 90. Ma mi ha ricordato un Eminem giusto. Se il disco apre con questo pezzo, c'ho dalle grandi aspettative. Ma tanto sto magazine non lo spinge, quindi cazzi. Vai, 68! Che dà il nome al disco. No. So. Porca troia, ma che produzione funky! Adesso viene fuori Jaime Ball, guarda. Paura di tornare giù. Poi India? Poi no, è di lotta su Cuba. Non è neanche male a cantare. Sei commerciale! Molto fun. Carina, mia. Minchia, a parte che sono tre strofe. Però è fra quintale, eh. Ernia, qua sei fra, eh. La robo dance. Bravo! Raga, che capacità di scrittura di Cristo. Ma schifo cazzo. Vero, è una merda. Io spero che muoia, disco, devono dargli fuoco. Il disco di Ernia è proprio una merda, ragazzi. Sì, complimenti, sì, per, sì, averlo spinto così tanto. Sì, eh. Allora, c'è Defcon, ma di cazzo stiamo parlando, dai. Raga, finora è uno dei dischi più belli che abbiamo sentito. Ma stai zitto, coglione. Vai. Capisci un cazzo di musica. Sì, ma la conosco, non mi era piaciuta tantissimo. Sì, e poi sfotti Jam. E si vocalizzi, no, però. Non lo so, ha una scrittura strana. Simba. Questo capello sembra Simba. Ti ho detto, a me il ritornello non è piaciuto come gli altri. Freestylone! Freestylone contro la scena. Mi piace tanto l'utilizzo del flow. Il ritornello non mi è piaciuto. Eh no, perché non è che ha. È un po' trap il ritornello. Vabbè, allora, dopo King Kuti e 68, questa diciamo che è decongestionante. Se no l'album diventava pesante. Ho fatto anche la rima. Beh. Allora, saltiamola. Sì, abbiamo fatto la reaction. Bella, bella. Molto bella. No Puss. No Puss. Aia. No. Quindi, Puss. King Kuti, fica. 68, no, figa. No Puss. No Puss. Simba. Però sì, staccava. Vabbè, è sperimentale. Domani bella. No Puss. No, oh mio Dio. Aia. Mi sembra.
andiamo. Ehi. Non dico che non sia fatta bene, però che merda. Quindi tromba le vergini? Anche lui gli piacciono le minorenne? Sì. Ah, appena fai 18. Appena fai 18. Ha smentito subito. Grande. Classico snob merda. Non capisco se mi fa cagare o mi fa cagare. Sì, fa cagare. Da prendere un mito per te. Ma è un viaggio strano suo, eh? Un viaggio strano suo, eh? Autoproclamato. Sì, 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 sì. Vabbè, però dopo domani ha dovuto fare anche il pezzo. Ricordati che devi staccare. Il pubblico di oggi. Sì. Pezzo bello, pezzo serio, Simba. Domani. Figo. Pussy, tosse. Sentiamo tosse. E poi. Sentiamo tosse, va. Allora, io no, poi vabbè, poi tiriamo tutte le... Vabbè, poi tiriamo. Sì. Produzione di Cristo. Tosse la fine. Ma tutte Mars le ha fatte, bomba. Si vede che non lo paga. Ti ho scritto. Quindi due pezzi amore, cioè domani e questo. Ma quindi... come se fa stavo spalmato sulla bro che morde. Ma di mia madre per scopare stretto. Sembra non ha. Ah, la macchina. E non è più domenica. Sente l'autotune leggero. E la resina non si scrolla di cazzo. Un colpo di mano lo schiveresti. Figo come concetto. King of Schiaffi, eh. Sì. No, no. Però mi piace l'idea del concetto, no, che non te lo tiro perché se non lo prendi. Che tu lo sai. Che bella cazzo. Monotono, eh? E qua diventa frappintale. Ma è bella però, dai. No, è bella, indie. Sì, diciamo che io quando sento questi tipi di canzoni io sviluppo sempre, dei tumori alle gonadi. Io penso sempre che siano cresciuti a livello musicale, perché la crescita musicale ti porta a fare una cosa che è differente da quella che fai di base. Ma sì, ma è come tutti i gruppi punk storici che dopo 20 anni di carriera hanno anche piacere a fare la ballad piuttosto che il pezzo. Bravo. Tranquillo. Che sono più tecnici, più anche sì, sì, più pensati loro... Per ora 6 pezzi io direi che sono anche quelli stupidi erano fatti con senso, sebbene non ci sono piaciuti, sì, eh. No, non è, cioè, non c'è c'era. Però non c'è nessun artista che ti può piacere tutto quello che fa, sennò sei uno stronzo tu. Assolutamente, perché è impossibile che una persona qualsiasi cosa dice tu sei d'accordo, perché sennò non sei uno che ascolta, sei un proselite. Infatti io ti dico, ah, su 6 questi 5 pezzi, forse 6 5. Su 6 4 io direi, perché no, perché era... comunque non pussi Simba e non pussi non piace, Simba meno non pussi faceva ridere, va bene. Comunque cazzo, su 6-4 o su 6-5 va bene, non è da schifo. Bro, Fittedua. Ma la dobbiamo sì, facciamolo tutto. Dai, tanto è una facciamo merda. Tutto, capito? Tanto è una merda e lui è un coglione. Bravo, fa proprio schifo sto disco e fa bene a non darti spazio. Sì. Oh, Fittedua! Adesso fa una vocina da minchiata. No, adesso fanno i malandrini, sentilo, eh. Che bello quando lo parla canta senza autotune. È matto lui. Grido tuo patrimonio, Dio salva. Però per me Bruno non c'è contro indicato. Turi, stai confondendo i cani con i sessantini e blue jeans. Bello. Malandrino. Bello, no, ci sta. Forse c'ha una frequenzina da fastidiosa e femminile. Sì. C'è strada, diciamo un po' come fa Busca. Sta a casa soltanto per farmi spalmare del cuore. Non bevo alcol, ma sanguino sembra la figlia di Fantasy. Bello, allora, pezzo malandrino stronzo. Ok, ci sta perché è malandrino, ma giusto. Abba in ebraico vuol dire mamma, padre. Io pensavo. Però faceva mamma mia. E quindi c'è il doppio gioco. E allora. È un coglione, Ernia. Coglione e poi anche un cesso. Sì. Ma poi la poca cultura che riversa ogni volta nei pezzi, io direi. Ma scusami, poi dici. Poi critichi Jam. E poi sfotti Drefgold. Hai ragione, scusa. Stai zitto. Paranoia mia. Ecco, la canzone dove deve prendere le ragazzine, guarda. Dobbiamo prendere le ragazzine. Lollo. Vai, Lollo. Piovere solo su di me. Fantozzi. Tengo tutto degli occhi sul suo decolto. Wow. Oh, sembra Gali. Bravo. Sembra per dire Lollo che imita Gali. Gali con più vocabolario. Quello di Lollo. Quando viene sera mi tene la sonno. È poeta. Ma infatti poeta. Hai visto come le incastrate? Anche un po' Caparezza, dagli altri, non so che voglia più. Poesia di merda. Poesia di merda. Ma perché i rapper della sua generazione non hanno questa capacità di scrittura? Perché fuma le cannette e non leggono i libri. Leggono solo Chuck Palahniuk perché quel mese andava di moda. Se tu leggi solo Chuck Palahniuk perché quel mese va di moda, perché l'hai visto su che tutte le mignotte mettono le foto su Instagram, poi non riesci a scrivere. Scrivi solo le cazzate. Sigarette. Sigarette l'inizio. Ma per tosse la fine e sigarette. Sì, perché inizi fumando e finisci
citostendo. E perché metterlo dopo in playlist? Perché lui è un poeta. O vorrà coglione. Dire qualcosa. No, sei un coglione. Sei un coglione. Tu sei un coglione e lui è un poeta. E poi critichi Madman. Vai. Fame. Beat come al solito fighi. Produzione sempre Mars. Ma quanti soldi hai preso? Sono col cazzo che lavori con Ernia. Ma io fumo con le bravo tu lo scrivi. Questa roba mezza intendente all'indie. Così fosse sono tormento. E tipo che facci conto. Ah, però è carino. Vai. Dove voleva l'autotune non l'ha messo. Sono fra Quintale. Vero? Adesso faccio l'indie che piace. Lo fumo sigarette, però solo cazzi. No! È il ritornellone di uno che fuma, così le tipelle da 14 anni iniziano a fumare. Sì. Devono avere la storia d'amore della tipa tutta presa di sbatti che fuma un botto di sigarette, no? Indie. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Proprio mamma brutta. Mia. Cucucu, dove c'è anche il nostro disco. Paloma, credo. Cucucu, Paloma. La gente Paloma ha detto che qua c'è un dissing a noi. Ti senti al cucu? Cucu, cucu, cucu. Non si capisce se mettono le mani come fanno le foche. Pur farlo pagato come la. Gandhi. Gandhi. Conquisto senza toccarli. Mi sento al cucucu. Non ti sembra al cucucu? Rapper su umani con il look da le dammi di un fattore. Allora, questo deve essere il dissing, raga. Faccio la reaction a sto cacchio. Ma guarda che l'hanno detta tutti sta frase. Non credo, cioè l'ha detto il tuo nome, l'ha detto Lazzo, l'ha detto tutti. Vai reaction a sto cacchio. Che dissing. Mamma mia che dissing. Allora un pezzo come era. Ogni tanto apri lo sgabuzzino che fai girare l'aria. Che è l'odore di ma perché? Comunque non era male il pezzo. Perché non mi piace il ritornello. Cucu. Cucu Paloma. Ernie è davvero un pazzo, raga. Cucu cucu P. Luke Giordano produzione. Ah, qua ha dovuto dare 20 euro anche. 20 soldi. Ah, è diventato De André. Senti, senti, senti. Ma lui ci sta, ci prende, eh. Capita che in un quartiere che rumore fa. Oh, a me sta roba mezza italianona 68ina non mi dispiace. Come nessuno sa, sono convinto. Pensa con la mano. Vero, ma non puoi dirlo, stanno ti tirando Ernia misogeno. Eh sì. Ma bacia pure me, stronza. Non sulle ricche. Finirà con un morto questa canzone. Speriamo. Ma lui magari. Tutte. Devono morire tutte le donne. No! Tutte le donne morte. E dai, Ernia, veloce. Quando ti dicono Ernia. Raga, no, come di Andrea. Così. Come di André? È di André. Sì. È di André stronzo. Allora, mi piace perché all'epoca già fece qualcosa del genere come di André, citandola di. Sì, credo fosse il sentiero dei nidi di ragno. Sì, di André di ragno anche. Però io l'avrei finito con una carneficina. Però lui sarebbe stato proprio lui, eh. Eh no, beh, sì, lui ce le fa già nella. La paura e poi tiriamo le conclusioni. Lì, sì. La paura. Come fa? Beat è vecchia scuola 90-2000 italiana. E adesso ho paura di non realizzarlo. Oh, il successo è una rivincita, sì. Bella. Se l'esperienza è poi un frangonno. Sì, di quando entra è strana, va in controtempo. È il timbro senza autotune. No, sai cos'è? Te l'ha buttata lì. Secondo me è perché lui ha pensato anche al live. Cambio. Bella, cazzo. Adesso è entrata a tratto. Se l'italiano mi tocca da padre mio, c'è Santino nella Clio. Cosa posso fare io se non tutti trendi, tutti shopping, tutti mismo, cazzo, siamo tutti. Porca troia. Madonna, che pesantia. Gli italiani stanno morendo, ma vogliono farlo da ridere. Non c'è la crisi, ci sono solo i programmi in tele di Alta Infedeltà e quelle minchiate lì. Siamo tutti fighi su Instagram, minchia. Apro l'Instagram di tutti i ritardati che ho, ma non come Arcade Boys, come il mio profilo privato. Sono tutti fighi, sono tutti ricchi. È vero? Cioè siamo solo noi che facciamo vedere la panza e le prese che si staccano dal muro. Raga, il disco completamente bello. Un disco da comprare e da ascoltarsi, anche se ti piace la nuova scuola, perché ci sono tantissimi concetti interessanti, come quello di Nitro. Aveva tanti concetti interessanti, magari anche cose che noi abbiamo già sentito nei tempi. Sì. Però è giusto che voi l'ascoltiate. Uno, perché Ernie è bravo. Purtroppo in alcuni punti la sua voce, che è un po' particolare, il timbro non è molto femminile, e quindi secondo me non è proprio femminile, è una scelta lui che vuole fare a livello vocale su alcune curve. Non spiegarmi. Ha messo l'autotune a rischio di, però magari l'ha voluto anche buttare lì della serie. Io devo cantare, ma di sentirle parole.
devi sì. avere la voce da soul per forza. Ma io sono dell'idea che lui abbia fatto un disco studiato. No, ma è bello. Nei minimi particolari, anche il fatto di mettere. Ovviamente dopo... non è il rap quello hardcore. Faccio tutto l'arcorone, tutto di qua, tutto di là. Poi, e poi dal vivo sono minchia. Secondo me lo rispecchia molto. Sì, è proprio come il suo personaggio. Il disco fa parte del suo personaggio. Non credo che, o della sua persona, anche volendo. Magari c'è Ghost Track dove dice che se vizia gli animali, brucia i. Magari esce qualche... i topolini nella bambagia con l'acqua raggia. L'altro pezzo questo. E invece quello della tipa nei sacchi di plastica che fermenta? Sempre no, quella non c'era. Raga, noi vi salutiamo. È stato figo ascoltare il disco, sicuramente l'ho messo. Sì, bello anche quando vuole essere un po' Lolo, un po' Gali. Figlio delle nuove mode, anche secondo me. È un po' figlio della merda, Ernia. Quello sì. Un po' come noi. Ernia, ti salutiamo, fai una buona giornata. Spero che ti vada bene questo disco. Ho visto quando ti hanno propsato tutti quanti i giornali. Poi tutti i rapper ti propsano. Bravo, Ernia, perché proprio hai fatto anche un buon lavoro di amicizie, vedo. Sì. Stanno spingendo tutti molto bene, complimenti. Giornali del settore, anche quelli indipendenti. Bravo. Le interviste sulle radio. Minchia, passi ovunque, in radio. Ovunque. Tu e Danti, cacchio. Sì. Ciao, Ernia. Grazie per tutto questo. Wow. Attenzione mediatica. Wow.